Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e oggi voglio fare il punto un po' sul Direct Drive della Fanatec, il DD1 con licenza ufficiale PlayStation 4 e con questo magnifico volante appunto sotto licenza ufficiale sempre PlayStation 4. Voglio fare il punto un po' dei primi giorni in cui ho avuto modo di poterlo testare perché molti di voi mi hanno chiesto: Fabri, dai, facci la recensione, eccetera. Allora, per me non può essere una recensione completa perché ci vuole un po' di tempo per intanto prendere, diciamo, praticità, conoscenza della periferica e siccome, sono onesto con voi, lo sapete, io ho provato due Direct Drive, uno che avete visto nel video in cui ne parlavo l'anno scorso quando sono andato in un centro di simulazione e questo ho comprato a casa mia. Quindi non ho tutta questa esperienza. E infatti in questo video quello che voglio fare è parlarvi di quelle che sono le mie sensazioni, le difficoltà che ho avuto magari nella configurazione, quello che ricercavo e parlarvi un attimino di quello che restituisce questo tipo di periferica. La prima domanda che mi hanno fatto tutti è: Fabri, vale veramente tutti questi soldi? Allora, io dopo praticamente quasi una settimana che l'ho ricevuto, devo dire che non sono assolutamente deluso e quindi questo vuol dire che sì, per me li vale, ovviamente. Tornerei indietro? No. Se dovessi rifarlo, sicuramente sceglierei sempre la marca Fanatec e sceglierei questo tipo di volante. Nella live in cui parlavo delle prime impressioni, vi ho fatto un po' la descrizione così sommariamente, ma diciamo che il podium è formato da due pezzi fondamentali. Abbiamo il motore, ovviamente, più quello che è il volante che danno con questa dotazione. Ovviamente si può comprare in più versioni, di cui il DD1 che è questo qui, che è con questo bundle qua. L'altro è il DD2 più potente, mi pare che sia minimo 17 Nm per un massimo di 25. Adesso non lo so le specifiche, non è, diciamo, quello che ci interessa. Parliamo di questo, quindi 15 Nm minimo di forza che viene praticamente sviluppata per un massimo di 20. A livello delle caratteristiche, ragazzi, non sto a fare l'elenco qui di in newton metro, piuttosto che come è caratterizzato il volante, che l'Alcantara è fatto da un'azienda italiana per avere il grip migliore, che c'ha non so quanti pulsanti, che sulla base c'è uno schermo OLED dove si può andare a vedere, oltre che a prendere i setup, configurare, diciamo, i setup del force feedback e a vedere anche la telemetria proprio del force feedback. Queste sono tutte cose che potete andare a reperire sul sito ufficiale della Fanatec. Io mi voglio concentrare su quello che realmente restituisce questo volante. Ovviamente per me, che vengo da un T300, sarebbe facile dire: mamma mia ragazzi, che spettacolo, eccetera, eccetera. Ed è quello che ho fatto. Perché? Perché si passa da un accessorio, da un volante come il T300, che sviluppa 3-4 Nm, non lo so, a cinghia, a un qualcosa che è radicalmente diverso, cioè di fondo è un'altra cosa, un altro, diciamo, periferica con un concetto completamente diverso che offre delle sensazioni dirette a quello che è praticamente quello che restituisce il simulatore. Dove sta la difficoltà? O meglio, dove sono le difficoltà che ho incontrato io, che diciamo sono un novello, diciamo, del Direct Drive? Quello di andare a configurare il simulatore e il podium per poter ottenere più o meno le sensazioni che mi aspetterei, o meglio, che mi aspettavo dal simulatore. Devo dire che ci ho perso parecchio tempo ed è stato per me un po' non complesso, però andare a capire quelle che sono le ottimizzazioni da fare nelle configurazioni non è stato così facile, perché se mi fossi basato sull'impostazione del T300 era tutto sballato. Infatti ho dovuto rivedere da zero quelle che sono le configurazioni. Allora vai sui forum, cerchi consigli, eccetera, eccetera. C'è chi consiglia di mettere il force feedback a 100, di abbassare sul software, o meglio sul simulatore. C'è chi dice di fare il contrario. Insomma, ognuno dice la sua. E ognuno basa le proprie configurazioni in base a quello che vuole ottenere. Io ho trovato una via di mezzo, nel senso che ho preso un po' quello che ha consigliato Fanatec e ho adattato in base alle forze che volevo sentire di più e ai dettagli che volevo sentire di più su appunto i simulatori. E questa è una parola chiave, il dettaglio, perché cosa offre un Direct Drive rispetto a un T300 o un'altra periferica a cinghia? Del dettaglio in più, cioè delle sensazioni in più che fanno percepire questa sensazione di connessione diretta
sull'asfalto, d'accordo, le gomme sull'asfalto, e si ha la sensazione di capire meglio quello che sta succedendo con questa macchina. Il che, sempre per rispondere a chi mi pone le domande, il che dovrebbe, e dico dovrebbe, facilitarvi la comprensione di quello che sta succedendo in pista e potrebbe darvi una mano per essere forse più veloci, ma sappiate che, come ho sempre detto, quello che serve è il manico, ragazzi, perché se non avete manico, a voglia che prendete queste periferiche, non è che vi cambia tanto, però vi possono aiutare. Come vi può aiutare la realtà virtuale a vedere, diciamo, subito il punto di corda, come potrebbe essere anche un triplo screen, un direct drive vi dà delle sensazioni in più in cui capite quello che sta succedendo. Ma quello che mi interessa di più a me non è la ricerca della performance, perché sennò sarei sempre davanti a un simulatore, sarei a fare gare ogni giorno, ogni giorno. Quello che mi interessa a me è il divertimento. E come me lo può dare diciamo una periferica di questo genere? Proprio dandomi questi dettagli e facendomi sentire le auto, avere queste sensazioni per me era molto importante. Allora, il Fanatec Podium me le dà queste sensazioni? La risposta è sì. Non sempre, perché dipende da che tipo di simulatore sia davanti. E questo è, diciamo, abbastanza importante da farvi capire, perché ci sono dei simulatori blasonati che hanno tutta una serie di sensazioni, di force feedback micidiali, ma a volte gli mancano dei dettagli come l'asfalto, degli attriti particolari, delle forze, per esempio centripete, che sono trasmesse, diciamo, non come si dovrebbe. Ve ne nomino solo uno perché secondo me è attualmente quello che lo sfrutta meglio, ed è R Factor 2, ragazzi. Io veramente questo gioco già lo amavo di base. E avevo un problema con l'inversione del force feedback che grazie a Fabrizio Ninci e a Vincenzo sono riuscito a sistemare, e ho riscoperto to totalmente ancora un altro gioco migliore di quello che già conoscevo. È impressionante. Io ho fatto qualche giro insieme ai miei amici miei, non riuscivo a spiegare, ragazzi, è fantastico. È qualcosa di eccezionale. R-Factor 2 riesce a veramente a sfruttarlo come si deve. Magari ho trovato la combinazione giusta della configurazione e mi diverto da matti. Cioè, sentire il cordolo, come si sta muovendo la gomma, o meglio, avere la sensazione di sentire la gomma che sta salendo, che sta affrontando il cordolo, avere questa sensazione della forza centripeta che maledettamente cerca di buttarti fuori dalla curva. Una cosa che mi ha impressionato, che è trasmessa veramente molto bene, è al lato del bloccaggio delle ruote non si ha la possibilità di girare. Io col T300 bloccavo le ruote, sentivo che si bloccavano, sentivo una mezza sensazione e potevo girare. Con questo non puoi. C'ha talmente tanta forza che ti ribalta la postazione, ti spacca le braccia. Ma perché deve essere così? Tu blocchi le ruote, non è, sei a 300 all'ora, blocchi la ruota, non la giri. Sì, magari ci riesce, ma va dritta, ed è quella la sensazione. E questo è il divertimento. Cioè, ricercare la simulazione non è solo fare il tempo. C'è gente che vuole andare più veloce, fare il tempo, liberi di fare quello che vogliono. Io personalmente voglio avere le sensazioni più simili a, diciamo, la realtà. E questo mi ha veramente impressionato. Ero con una TCR, non mi ricordo dove, al Mugello. Arrivo, prima curva, freno, blocco le ruote perché non ho messo ABS, non riesco a girare, ragazzi. È spettacolare. Un'altra cosa che è spettacolare è che quando perdi il retrotreno, cioè quando si dice che perdi il culo, lo senti, senti che la macchina sta partendo di culo, e quindi non hai più quel modo di correggere l'auto e la tua guida visivamente, cioè stai vedendo che sta partendo, no, hai la sensazione che sta partendo. Ecco quello che offre un direct drive. E ancora non sono entrato nel dettaglio, nel senso che è complicato andare a capire qualsiasi tipo di sensazione che sia. E sono sicuro, e lo dico tranquillamente, ancora non lo sto sfruttando come si dovrebbe. Perché si potrebbe andare a, diciamo, a dettagliare quello che sono le forze in più, in meno, e per ogni singolo veicolo. Perché la bellezza anche di questa periferica è che ti dà delle informazioni per ogni tipologia di auto, per ogni specifica di auto, il peso, la dimensione dell'auto, il tipo di trazione. È questo che è il bello. Non è un'informazione sommaria che ti dà questo tipo di periferica. E quindi fare il punto con il Podium, ma l'avrei fatto anche con il SimCube 2 o altro, perché c'è chi è migliore, che non è qui la diatriba, non è di chi è il migliore o no. Stiamo parlando di direct drive.
beh, questo è quello che vi offre, ragazzi. Ed è un qualcosa di spettacolare. Questa connessione che avete con la macchina, per me, è il non plus ultra del divertimento. Se poi riuscite ad avere il connubio tra questa connessione e anche la performance, ehi ragazzi, abbiamo vinto il super analotto della simulazione. È ovvio che ci sono comunque non dei compromessi, ma bisogna comunque si ha la necessità di adattare comunque il supporto, perché è vero che se la postazione si muove troppo si vengono a perdere dei dettagli importanti, e questa purtroppo non è adatta. Non ne comprerò un'altra, e non subito. Perché? Perché si muove tanto, perché è una periferica molto potente. E un neo, un punto negativo che devo trovare a questa periferica, a questo direct drive, è che mi sono fatto male 3 volte, ragazzi. Stupidamente, ma mi sono fatto male 3 volte. Nel senso che se voi gestite tutte le forze e vi dimenticate in un settaggio che predefinito o di una configurazione che fate, vi dimenticate che gli urti, gli shock che prendete sono troppo elevati, vi spezza le braccia. E 3 volte io mi sono fatto male al dito, e voi direte poverino, poverino un cazzo, scusate, ma è una periferica che comunque è molto seria, è molto seria, è molto potente. E non è la potenza il fatto di sentire duro lo sterzo che è divertente, no, è che ha queste capacità di dare dettaglio, ma può essere un'arma a doppio taglio in questo senso qua. Quindi io quello che vi dico è che sta periferica per me è tutto positivo, ma proprio positivo. Non fa rumore, non scalda, si ha la possibilità di configurare tutto su questo tipo di periferica. C'è la possibilità di creare un ecosistema Fanatec che è interessantissimo, quindi collegare un cambio ad H Fanatec, il freno a mano Fanatec, la mia V3 è direttamente collegata, quindi gestita direttamente interamente al software. E in tutto questo, ragazzi, c'è la Podium Suite che dovrà uscire non so quando, che darà la possibilità, a quanto ho letto e sentito, quindi non posso confermarlo, che si potranno andare a dettagliare e gestire meglio tutte queste forze. Oltretutto è provvisto da un quick release che per me è semplicissimo: si svita qui la rotellina, si tira sul quick, si esce ed è fatto. Molto molto semplice, compatibile con praticamente la maggior parte dei volanti che propone Fanatec, che hanno fatto anche un hub quick release per poter mettere altre tipologie di volanti. Insomma, Fanatec è un'azienda che cerca comunque di, e non sono sponsorizzato da loro, ci tengo a precisarlo, che comunque sono sempre sul pezzo. È un'azienda che è riuscita a migliorare la sua assistenza tecnica ai clienti, il post vendita, perché ha in ascolto delle comunità dicendo: ragazzi, non siete capaci, e hanno assunto delle persone. È un'azienda che cerca di andare avanti, e secondo me si è lanciata con questo Podium in modo ottimo, ed è un prodotto che comunque è plug and play, chiamiamolo così, perché insomma non è che ha bisogno di grossissime configurazioni, basta, c'è una quick guide che è fantastica, per cercare di stare avanti con i tempi insieme alle altre aziende che fanno ottimissimi prodotti. Attenzione, io non giudico se non provo, magari potessi provare altri direct drive. Quindi se voi mi chiedete: Fabri, che faccio, me lo compro? Ponetevi delle domande. Ve lo potete permettere? Potete sfruttarlo? Meglio questo o l'altro? Quali sono o altre marche? Io ve l'ho detto perché l'ho scelto questo. Perché questo l'ho posato, gli ho messo 2 viti, l'ho collegato, ho avviato, configurato, via partito. Perché non ho il tempo di andare a smanettare. Questo è un ottimo prodotto, ce ne sono tantissimi altri nel mercato. Parliamo di questo ovviamente perché io ho questo. Io vi dico che onestamente è una grandissima periferica, una bestia, ragazzi. Il DD1 è una bestia, il DD2 è sicuramente superiore, ma già per me questo basta d'avanza. E poi, ragazzi, non ho resistito a prendere questo volante formula, e che dietro andrò ad accoppiare con un BMW GT2, così potrò fare sia le GT che il rally, eccetera. Non esiterò sicuramente a prendere il cambio ad H della Fanatec, e prenderò anche il suo freno a mano, perché questi due, beh, non ho voglia di fare un ecosistema Fanatec. Io dico che sono veramente soddisfatto, e sono passati neanche 7 giorni, ragazzi.
E questa periferia mi ha ridato voglia di dire: cavolo, voglio andare a girare. È questo che vi posso dire, ragazzi. Veramente. È una grande, grande periferia. È fantastica. Io non so cosa dirvi di più. Veramente. E poi la qualità, ragazzi, ma che vi devo dire? Cioè, è spettacolare. È spettacolare. Fibra di carbonio negli inserti blu, Fanatec, scritto un po' dappertutto. Una leggerezza quando non è attivo che lasciate stare, potete configurare qualsiasi cosa. Io aspetto solo la podium, la suite podium o podium suite che esca e poi sicuramente farò un altro video per discuterne. Però ecco, per fare di nuovo e per concludere il punto sul direct drive della Fanatec, il podium, il DD1 in questo motore è un grandissimo motore, un grandissimo direct drive. E se vi posso se mi posso permettere, è un volante che posso tranquillamente consigliare. Ovviamente ognuno deve fare i conti e farsi le giuste domande. Quindi io, ragazzi, ho concluso qui. Non sono assolutamente pentito di questo acquisto, lo rifarei come ho detto ad inizio video. Quindi, se la mia umilissima opinione, da uno che ne capisce pochissimo di direct drive, spero un giorno di poter avere più conoscenze, vi è piaciuto, non esitate a lasciare un pollice in su, come al solito, che fa sempre piacere. Iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento, ditemi se ce l'avete voi, quali sono le vostre intenzioni, eccetera, eccetera. Giusto una cosa prima di terminare, perché molti mi chiedono: ma è meglio una V2.5 o un direct drive? E qui vi posso dire che ci sono due cose importanti: la pecunia, che è molto importante, perché comunque la differenza di prezzo è comunque importante, e anche se le prestazioni sono diverse, e soprattutto il tempo di utilizzo. Ecco, così rispondo in questo video a questa domanda che mi viene sempre posta. Io ho voluto cambiare, prendere un direct drive perché le cinghie ero stufo, volevo provare qualcosa di nuovo, e perché ho avuto la fortuna in questo centro di simulazione di poter assaggiare che cos'è un direct drive, e me ne sono innamorato. Quindi, ragazzi, iscrivetevi al canale, campanellina come al solito, noi ci vediamo prestissimo, come al solito vi ringrazio per avermi seguito, spero che queste mie piccolissime e diciamo umilissime opinioni vi siano piaciute, e alla prossima, ragazzi, da Fabrizio è tutto, ciao!